Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format di Rete 8 dedicato alle attività della squadra federale Campus Italia e alle attività delle nazionali azzurre di pallamano all'interno del centro tecnico federale di Chieti. La notizia di apertura di questa puntata non può che essere la prima vittoria nel campionato di Serie A Silver da parte proprio del Campus Italia, che nella serata di mercoledì ha battuto 36-32 la Lions Teramo, una specie di derby. Anche se i ragazzi del Campus Italia arrivano un po' da tutta Italia, ma un derby regionale, visto che il Campus fa base a Chieti e ovviamente la formazione biancorossa arrivava appunto da Teramo. Entrambe militano nel campionato di Serie A Silver. Tra i protagonisti indiscussi di questa partita, con la palma di MVP, almeno così abbiamo deciso al termine della gara, 9 reti per lui, il nostro ospite di oggi, lo saluto con grande piacere, Wasim Khwaja. Ciao a tutti. È ospite in collegamento, ci fa molto piacere averlo con noi, oltre che una leggenda della pallamano italiana, anche presidente della Lions Teramo, quindi un po' scontento ovviamente per la sconfitta di ieri, presidente della FIGH Abruzzo, del comitato regionale FIGH Abruzzo, e nel contempo rappresentante a livello nazionale della conferenza delle regioni. Saluto con grande piacere Franco Chionchio. Ciao Franco. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Come stai? Un po' arrabbiato, immagino. No, arrabbiato no, però sai, almeno dobbiamo togliere lo zero dalla classifica, perché sennò è un casino. Però dai, ragazzi, l'ho visto, del Campus, una bella squadra, da come ho potuto vedere hanno meritato, quindi diciamo che tutto sommato ci teniamo sta sconfitta, speriamo di sbloccarci sabato prossimo. Naturalmente da abruzzesi, anche noi in questa trasmissione facciamo il tifo per tutte le squadre della nostra regione impegnate, e dunque anche per la Lions Teramo. Un occhio di riguardo però va sempre ai ragazzi del Campus Italia. Prima di approfondire la partita di ieri con Wasim Khwaja, vediamo, ripercorriamo le emozioni con il racconto in telecronaca di Andrea De Loisio. Segno di intesa anche con il tavolo, si è pronti per iniziare. Proprio i compagni di squadra, ancora il possesso di palla per la Lions Teramo, dalla sinistra prova a scavalcare, va al tiro e alla rete Giulio Forlini. Cross dalla parte opposta, gol 4-4. Ancora il possesso di palla per Barbuti, tiro e gol, che può ripartire in velocità con il tiro ed il gol messo a segno Capozzoli. Ottima la difesa della Lions, ma Khwaja trova il varco giusto e il primo doppio vantaggio. Ancora Gian Bartolomei in palleggio, prova lo scarico per Khwaja di forza, il tiro del gol, ancora un gol. La finta e la tiro del gol numero 21 per il Campus Italia, il solco tra i due team. 30-26 che diventa ora 27 con il palleggio, lo scarico per Muri, ancora un anticipo, ottima difesa in questo secondo tempo, la sta vincendo soprattutto in difesa la formazione della Campus Italia, ancora un gol, 36-32 il punteggio finale in favore del Campus Italia, Campus Italia che conquista i primi due punti in questa stagione del campionato di Serie A Silver. Wasim, immagino che tu sia innanzitutto molto più a tuo agio in mezzo al campo che non in uno studio televisivo, questo l'ho percepito, però nel contempo che sensazioni provi nel rivedere queste immagini, nel rivedere sia la tua bella partita, 9 reti, gran prestazione, ma nel contempo è una giornata importante perché avete ottenuto i primi due punti in Serie A Silver. Ricordiamo, siete una squadra composta interamente da ragazzi di 16 e 17 anni. Sì, la partita contro Teramo è stata una partita combattuta, soprattutto i primi 20 minuti che ci hanno messo molto in difficoltà, poi siamo riusciti ad aggiustare qualcosa e siamo andati molto più vicini. Poi il secondo tempo la difesa è andata meglio, l'attacco anche, e siamo riusciti a,
a vincere la partita. Una prestazione maiuscola soprattutto in fase difensiva, perché voi avete costruito la fuga, il gap soprattutto coi palloni recuperati e con la grande velocità poi sia in seconda fase che in contropiede. Sì, abbiamo gestito molto bene la seconda fase, poi tutta, durante la settimana abbiamo allenato molto bene il lavoro dei primi, dei secondi, infatti anche in partita abbiamo visto molti palloni recuperati dei primi, dei secondi, molti contropiedi e abbiamo sviluppato anche meno tiri in contropiede come abbiamo fatto le partite precedenti come a Molteno, San Lazzaro. Franco Chionchio invece adesso parli naturalmente nelle vesti di presidente della Lions Teramo, che cosa sta mancando a Teramo in questo avvio di stagione? Ricordiamo, in un campionato competitivo importante come la Serie A Silver, Teramo la sta affrontando praticamente con una rosa tutta locale, tutta di teramani. Sì, diciamo che noi abbiamo preparato la squadra per categoria inferiore, poi siamo stati secondo me fortunati a cogliere l'occasione. È chiaro che all'inizio siamo trovati un po' in difficoltà perché le squadre già erano formate, però la cosa che manca ed è evidente è manca un terzino tiratore, perché senza personaggio del genere anche gli altri soffrono, non siamo all'altezza in questo momento della categoria, ecco. Dobbiamo ipotizzare qualche intervento sul mercato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Sì, con calma. Purtroppo non abbiamo sempre la presenza di Angeloni, che è a Roma per l'esercito, quindi lui sarebbe il terzino ideale allenato. Poi abbiamo Toppi che sta facendo l'Erasmus e a dicembre dovrebbe tornare. E Leodori dovrebbe rientrare sabato prossimo, quindi sono tre giocatori esperti che potrebbero darci una mano. Teramo che affronterà il Romagna. Ripercorriamo però ancora le sensazioni della gara vinta dalla Campus Italia proprio contro la Lions Teramo nella serata di mercoledì, con le interviste del dopo partita, interviste tutte di stampo abruzzese, perché per il Campus ha parlato il vice allenatore Marcello Gabriele, originario di Città Sant'Angelo, mentre per quanto riguarda il Teramo ascoltiamo le parole del tecnico Settimio Massotti. Marcello Gabriele, arrivano i primi punti in casa Campus Italia, insomma è festa come giusto che sia nel gruppo. Sì, è giusto così, sono due punti che per noi devono essere un punto di partenza, perché questi ragazzi si allenano seriamente tutta la settimana. Sono contento per loro perché ogni partita abbiamo fatto uno step di miglioramento ed è giusto che siano arrivati due punti. Sofferti nel primo tempo, però poi siamo usciti correndo e giocandoci le nostre carte. In fase di telecronaca abbiamo più volte detto che questa gara è stata vinta soprattutto in fase difensiva. Nel secondo tempo ho recuperato tantissimi palloni che poi hanno portato naturalmente alle reti che vi hanno dato la vittoria. Sì, questa è una squadra che è propensa a difendere, cioè, tutti quanti hanno voglia di difendere, si aiutano, recuperiamo palloni e spingiamo bene in seconda fase per 60 minuti, grazie anche al fatto che abbiamo 20 ragazzi sullo stesso livello e quindi abbiamo più rotazioni e diciamo, non soffriamo i 60 minuti di partita. Sabato si torna subito in campo, non c'è tempo per gioire, no? Sì, sabato torniamo subito in campo a Camerano, che è una delle squadre più attrezzate di questo campionato, è la capolista, ma noi andiamo per fare la nostra partita senza pressioni, dobbiamo migliorare partita dopo partita perché l'obiettivo è tirare fuori dei giocatori importanti per il futuro. Diciamo che per me non è una sorpresa, perché purtroppo è il risultato di una squadra che non si allena in modo costante e soprattutto non insieme, perché ci sono tantissimi con problemi di lavoro, altri possono dare la disponibilità, non gli posso dare neanche torto perché sono tutta gente che lavora, che studia, dunque l'hanno detto dall'inizio che davano quello che potevano, però capisci bene che è difficile lavorare così, perché a parte la condizione fisica che poi si fa sentire e poi si fanno errori banali che... È stata una partita due volte, perché diciamo che il primo tempo siamo entrati determinati, concentrati,
Poi secondo me il break che abbiamo subito noi in 6, loro in 4, invece di andare più 4, più 5, siamo andati pari e lì un po' la squadra si è disunita. Poi inizia anche i problemi del calo fisico e ci sta insomma la sconfitta. Vediamo in grafica la classifica del campionato di Serie A Silver dopo la gara vinta dal Campus Italia che ha completato di fatto la quarta giornata, una classifica che vede davanti proprio il Camerano, la prossima avversaria del Campus Italia, difficile però anche il cliente del Teramo che vedete in coda alla graduatoria, Teramo che dovrà affrontare in Romagna, vediamo tutto anche nella prossima scheda con il prossimo turno del quinta giornata di Serie A Silver e come vedete il Campus Italia fa visita al Camerano, Lions Teramo che invece riceve la visita del Romagna. Franco Chionchio, partita difficile perché Romagna è una squadra reduce dalla Serie A Gold dell'anno scorso, retrocessa, però giocate in casa e proverete sicuramente a sfruttare il fattore campo. Ma vabbè, Romagna è una squadra retrocessa, quindi sicuramente ha le basi e le condizioni per lottare fino alla fine per la promozione. Noi ci dobbiamo provare, perché soprattutto in casa, sperando che riusciamo a essere al completo. Secondo me con la squadra al completo noi possiamo tutto sommato giocarcela, non dico con chiunque perché sono 3-4 squadre sulla carta molto più forti di noi, però noi ogni partita dobbiamo cercare di fare punti, quindi sabato potrebbe essere un'occasione, speriamo bene. È una di queste squadre molto particolarmente attrezzate, è senz'altro il Camerano, Wasim Khwaja, partita di quelle toste sabato sul campo della capolista. Sì, Camerano è una squadra molto ben organizzata e ben costruita, tra le favorite del campionato. E noi andiamo lì, ci giochiamo la nostra partita come abbiamo fatto contro Teramo e cerchiamo di portare un buon risultato a casa. Sugli spalti della Casa della Pallamano, del Centro Tecnico Federale, ad assistere alla gara tra Campus Italia e Lions Teramo, c'era anche il presidente federale Pasquale Loria, il nostro Andrea De Aloisio, l'ho ascoltato al termine della gara. L'obiettivo di questo progetto Campus Italia è quello di costruire giocatori per il futuro della pallamano italiana, però l'obiettivo più vicino è quello delle qualificazioni che si disputeranno proprio qui a Chieti, tra l'altro nel mese di gennaio, ai campionati europei di categoria. Sì, in effetti per questo biennio di età l'obiettivo è quello di affrontare questa qualificazione che non sarà per nulla facile ai campionati europei di categoria che ci saranno in estate. Giocheremo a Chieti perché siamo stati sorteggiati come paese ospitante, le avversarie sono di tutto rispetto, il gruppo base è questo, ma non è detto perché ci sono altri ragazzi che sono sotto osservazione e credo che lo staff tecnico terrà presente anche questo, vedrà anche altri, quindi questo è la base del gruppo, ma c'è molto in questo biennio anche non qui al campus. Questo è il secondo biennio del Campus Italia, il primo biennio che si è chiuso da qualche mese, diciamo nel mese di giugno, ha portato tanti giocatori a diventare veri giocatori, insomma cresciuti proprio qui nel campus, qui a Chieti. Sì, questo è un orgoglio, il fatto che poi quasi tutti stanno giocando a un certo livello, ragazzi che chiaramente erano entrati nel percorso del campus non avendo alcuna esperienza di campionati senior, due vabbè, sono andati, uno è andato all'estero, De Angelis, Manolovic, erano i due che si erano maggiormente messi in evidenza, è andato a Sassari, ma poi tutti gli altri giocano tra Serie A Gold e Serie A Silver e hanno un minutaggio importante in tutte le squadre dove sono, quindi ciò dimostra che molti hanno investito su questi ragazzi. Franco Chionchio, i tuoi trascorsi sia da giocatore azzurro, hai vinto tutto, hai scritto la storia davvero di questo sport da atleta, poi allenatore e dirigente anche federale, ti chiedo un parere ecco, sul progetto del Campus Italia che arriva alla sua seconda tornata adesso, quindi c'è già la possibilità di tracciare un bilancio dei primi due anni e poi adesso abbiamo visto all'opera, iniziamo a vedere all'opera questo nuovo biennio. Perché quando tu dai la possibilità ai ragazzi migliori di allenarsi tutti i giorni per tutto l'anno è chiaro che non può essere che una cosa positiva.
e devo dire che rispetto al primo biennio questa è molto, molto più forte come squadra, più che altro più omogenea, e il livello medio dei ragazzi è un medio alto rispetto al precedente. Là c'erano due, diciamo così, fuori portata come Manovic e De Angelis, mentre qui sono equilibrati ma verso l'alto, quindi io l'ho visti già fare due o tre volte anche contro di noi, non torniamo De Brandone a Pescara, secondo me è una cosa interessante. L'unica cosa che potrei dico contestare, però dare un suggerimento, è che i ragazzi nel momento in cui escono dal campus devono avere la possibilità di continuare a seguire questo tipo di percorso di allenamenti, di soprattutto di livello alto tecnico. Quindi io suggerirei, per esempio, un'idea così, che tutti i giocatori e tutte le società di A1 da volte soprattutto devono obbligatoriamente prendere almeno un giocatore del progetto campus, poi chi ne vuoi prendere più di uno meglio ancora, perché sarebbe un peccato tutto il lavoro svolto nei due anni dagli allenatori, dallo staff tecnico, se non dai la possibilità ai ragazzi di andare a giocare fuori, è tutto il lavoro perso. Certo, chiaramente c'è un investimento sia in termini di risorse umane, di tempo, anche economico, senza dubbio, da parte della federazione su questi ragazzi, quindi la cosa più corretta poi è ovviamente l'obiettivo prioritario del progetto, che questi ragazzi proseguano nell'alto livello della pallamano sia italiana anche in campionati esteri, come è successo ad esempio ad un tuo concittadino, peraltro Tommaso De Angelis. Wasim come si sta comportando secondo te? Ieri vi ha fatto vedere i sorci verdi. Non ho capito, scusate. Wasim Kwaja, come si sta comportando? Va bene, ma io l'ho visto già nella sua società, l'ho incontrato. Lui è il classico giocatore con sangue africano, come ce ne ha avuti tanti qua, tra Maxen, Ovali, furbi, intraprendenti. Lui ha bisogno di giocare, per migliorare deve giocare. Dopo questi due anni, secondo me, è pronto per andare in qualche società più importante. Prenditi i complimenti di Franco Chionchio, perché non è una roba da tutti i giorni. Per quanto vi riguarda invece, insomma, vi è cambiata la vita, questo lo chiedo a tutti i ragazzi che arrivano qui in puntata, che vengono al Campus Italia, quindi a quelli del biennio precedente, adesso tocca a te, davvero vi si stravolge la vita in termini di allenamenti, in termini anche di vita quotidiana, poi no, vivere tutti assieme, cambiare scuola, come va? Sì, mi sono trovato fin da subito molto bene, poi anche con i compagni siamo 24 ore H insieme, anche a scuola gli allenamenti sono molto, molto tosti e mi sto trovando bene fino ad adesso. La stagione del Campus Italia dunque va avanti, come detto, campionato di Serie Silver che vedrà la squadra federale opposta sabato sul campo del Camerano capolista. Va avanti anche però la stagione di Serie 1 al femminile, con il Teramo che arriva da una sconfitta più che onorevole però, 23-20 martedì scorso contro una delle grandi favorite per la vittoria dello scudetto, la AC Lifestyle Erice. Peraltro Teramo che era in emergenza con alcune assenze, ne ha parlato l'allenatrice della formazione Teramo, Daniela Palarie. Laura Panaria, arriva la terza sconfitta per Teramo, però arriva una buona, ottima risposta contro una grande squadra quale Erice. Ricordiamo che voi eravate anche senza due pedine fondamentali. Sì, è vero, ci aspettavamo questa partita difficilissima, diciamo che eravamo pronte, però non mi aspettavo tanto che le ragazze giocavano così bene, quindi vorrei fare un grandissimi complimenti per le mie ragazze, perché veramente l'atteggiamento che l'hanno avuto, le ragazze sono state pronte, sono state bravissime e infatti voglio fare complimenti. Poi vorrei pure dire, con tutte le problematiche che abbiamo avuto, la nostra società, il nostro presidente hanno dato una mano grandissima, non sono tornati indietro, quindi ci hanno aiutato tantissimo per tutte le problematiche che ci sono state.
E abbiamo visto e ascoltato le parole di Daniela Palarie, vediamo in grafica la classifica del campionato di Serie A1 femminile con Teramo in questo momento in coda alla graduatoria, ma andiamo in sequenza perché c'è il prossimo turno e Teramo è attesa da una sfida molto molto importante perché affronterà il Cellini Padova, è una gara da dentro o fuori per la formazione abruzzese allenata da Daniela Palarie, è assolutamente necessario al Pala San Nicolò centrare l'obiettivo dei due punti. Questo è il quadro dunque dedicato alla Serie A1 femminile, adesso ci fermiamo, continuiamo a parlare però nella seconda parte di Pallamano Abruzzese con Franco Chionchio perché stanno per iniziare i campionati sia di Serie A bronzo con due squadre abruzzesi alla via, sia di Serie B. Handball Club Pescara e Chieti ai nastri di partenza del campionato di Serie A bronze, entrambe inserite nel girone C aspettando il derby, le due formazioni debuttano in campionato per il Pescara rinnovatissimo e allenato da Nicola D'Arcangelo, sfida sul campo del Monte Prandone. Ascoltiamo le parole proprio del tecnico biancazzurro. Parte questa nuova avventura finalmente, sabato siamo di scena a Monte Prandone per la prima di campionato. Monte Prandone è una bella squadra che punta a essere di categoria e l'abbiamo già incontrata due volte in un paio di amichevoli. È sicuramente una squadra forte e cercheremo assolutamente di fare il meglio possibile. E sappiamo che la sua squadra quest'anno è una sorta di fusione di varie anime abruzzesi. Cosa ci può dire? Beh, è una squadra sicuramente dove si miscelano bene giovani e giocatori meno giovani. La maggior parte dei giocatori li conoscevo già, ovviamente, essendo stato l'anno scorso a Pescara, anche se mi occupavo del settore giovanile. E molti ragazzi li ritrovo, sono 60 anni, giocano a me, e quindi diciamo che li ho visti crescere. Abbiamo qualche difficoltà ad allenarci, in quanto gli impianti a Pescara sono tutti quasi tutti di strutturazione, però sicuramente per me è possibile sabato e per tutto il campionato. Facciamo un salto anche proprio nella casa della Pallamano di Chieti, dove la formazione nero-verde, formazione teatina, sarà al tempo stesso in astre di partenza della Serie A bronze. Proprio nel centro tecnico federale sabato arriva il Gaeta, in questo caso le parole sono del tecnico teatino Alessio Savini. Quest'anno affrontiamo un campionato nuovo di cui non si conosce il reale livello. E questo lo scopriremo strada facendo. La squadra si è rinforzata, la società ha fatto grandi sforzi per rinforzare la squadra nei ruoli che più necessitava rinforzo e spero di fare un bel campionato, soprattutto per i ragazzi, per la crescita dei ragazzi. Un percorso partito già 2-3 anni fa, il livello si alza sempre di più e si allenano benissimo. Dopo 8 settimane di prestagione finalmente inizia il campionato. E i ragazzi sono curiosi, pieni di entusiasmo e sarà importantissimo iniziare bene, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Franco Chionchio, stato di salute della Pallamano abruzzese, chiamiamola così, della Pallamano abruzzese, ecco, senza girarci troppo attorno, con due formazioni in Serie A bronze, il Teramo in Serie A silver, tanti atleti abruzzesi anche impegnati poi in Serie A gold, Serie A 1 femminile con un'altra formazione teramana. Il movimento c'è, un bel movimento per quanto riguarda la 2, faccio intanto i migliori bocca al lupo alle squadre abruzzesi, però come dicevi tu, anche nel frattempo far partire sia i campioni giovanili che la Serie B, che a livello diciamo così d'area mi interessa di più come responsabile, era un po' in difficoltà perché con la costituzione di una nuova categoria
chiaramente sono limitate le squadre di Serie B. Poi con devo ringraziare le cinque squadre che fanno già un campionato di Gold, Silver e A2, sarebbero Camerano, Chieti, Teramo, Cingoli e Pescara, perché mi sono dovuto, tra virgolette, inventare una situazione che, oltre ad avere campionati di vertice, diciamo dalla bronze in su, se costituivano una squadra, un'ulteriore squadra di B, avrebbero avuto una diminuzione delle tasse gare. E devo ringraziarli perché cinque squadre hanno aderito in modo da costituire un campionato di B a 8 squadre che parte domenica, e questa è una cosa positiva. Sicuramente c'è fame di pallamano in generale, un po' perché stiamo parlando di piazze storiche, un po' vuoi anche l'influsso che arriva dal Centro Tecnico Federale, dalla presenza poi in regione spesso della nazionale azzurra. Ecco, quali prospettive vedi in termini, soprattutto te lo chiedo, di campionati giovanili, visto che poi comunque nel bene e nel male, nonostante le difficoltà che sono innegabili legate anche un po' al momento storico contingente, qualche atleta abruzzese continua a venire fuori, penso a De Angelis, un talento cristallino, però è un teramano e gioca in Liga Sobal, uno dei migliori campionati del mondo. Ma per quanto riguarda il livello giovanile c'è un bel movimento. Devo dire che abbiamo tra Abruzzo Marche 13 squadre di Under 15, e dobbiamo fare addirittura due gironi che, per come sai bene, per la pallamano nelle regioni è utopia. Invece quest'anno riusciamo a fare veramente un bel numero di squadre, e come dici tu, si deve alzare anche il livello tecnico abbiamo bisogno di allenatori, società che investono nel settore giovanile, perché solo così possiamo, come hai detto tu, crescere e far trovare qualche potenziale Tommaso De Angelis nel Arcieri o Di Giulio, Pasqualino e Gian Domenico, ma lo stesso Simone Angeloni che è stato a Fasano. Cioè, se si lavora a livello giovanile, poi l'importante è non perderli, ecco, perché dicevo prima del campus, c'è la fortuna tutti quei ragazzi di averli là e di non perdere tutto l'investimento, noi come società per quanto riguarda il settore dell'area e la federazione per quanto riguarda il settore nazionale. Su questo nessun dubbio. In grafica il prossimo turno del campionato di Serie A Bronze, è la prima giornata stagionale, come dicevamo, dunque Chieti che affronterà il Gaeta. Spettatore interessato invece di Monteprandone, Pescara, Wasim Kwaja, ma tifoso del Monteprandone perché è il tuo club di appartenenza. Noce Altamura e Mascalucia, il giovinetto, dico bene, ti farai Monteprandone? Sì, sì. No? Sì, sì, certo. È la tua squadra dove sei cresciuto, è sicuramente un occhio di riguardo per l'esperienza, il cammino del Monteprandone, formazione marchigiana. Inizia anche la Serie B, come dicevamo, vediamo anche in questo caso il prossimo turno: Camerano, Cus Ancona, Lions, Teramo, Pescara, Falconara, Cingoli e Chieti, Città Sant'Angelo. Nella stragrande maggioranza, proprio come spiegava Franco Chionchio, si tratta di seconde squadre rispetto a prime formazioni che giocano nei campionati di vertice del panorama nazionale. Questa la prima giornata, come detto, del campionato di Serie B, girone Abruzzo Marche. Adesso facciamo un salto in alto, torniamo al vertice, perché è stata diramata dal direttore tecnico Riccardo Trillini la convocazione della Nazionale Seniores, che proprio a Chieti il prossimo 5 novembre affronterà la Turchia. Vediamo in grafica l'elenco dei convocati, quello in foto, quello in grafica, il ragazzo di cui parlavamo poco fa, l'abruzzese teramano Tommaso De Angelis, che figura nell'elenco dei convocati in posizione di ala sinistra. L'altro abruzzese, l'estremo difensore Andrea Colleluori, originario di Città Sant'Angelo, che la settimana scorsa è stato nostro ospite in collegamento da Merano. Franco Chionchio, due partite alla portata, è un'Italia sicuramente con tanti giocatori in questo momento di alto livello, impegnati nei campionati esteri di altissimo profilo. Certamente la Turchia, ecco, è una squadra che conosci bene, un movimento che conosci bene, ma è una squadra in questo momento battibile per questa Italia. Beh, Turchia sono stati sempre alla pari, abbiamo vinto tante volte, anche perso. Noi dobbiamo sfruttare il fattore campo, quindi in casa non possiamo concedere, dobbiamo cominciare a vincere, perché oggetti, belle presenze, belle parole, ma adesso il campo deve cominciare a,
a dare risposte positive. Poi volevo fare solo un in bocca al lupo a due ragazzi, Pasqualini Giandomenico e Federico De Ruvo, che sono Federico De Ruvo è già stato operato e Pasqualini Giandomenico deve operare. Faccio un bocca al lupo per una pronta ripresa. E ci associamo a te, entrambi alle prese purtroppo con un brutto infortunio. Federico De Ruvo è ex Campus Italia, teramano, cresciuto nella Lions Teramo e che si è trasferito quest'anno nella formazione della Genea Lanzara in Campania dopo aver completato il ciclo del Campus Italia, mentre per quanto riguarda Pasqualino Di Giandomenico, lunghissima militanza, plurititolata peraltro con il Conversano, brutto infortunio per lui e Conversano certamente in emergenza. È aperta la prevendita per Italia-Turchia, 5 novembre, ore 18 al Centro Tecnico Federale, la Casa della Pallamano di Chieti, Pala Santa Filomena. Vediamo anche in questo caso la grafica, biglietti disponibili sul circuito Viva Ticket oppure direttamente al Pala Santa Filomena, al Centro Tecnico Federale nel giorno della gara, dove però è atteso il pubblico delle grandi occasioni, come lo è stato d'altronde nella sfida persa dalla nazionale femminile contro la Slovenia. Noi siamo in chiusura, io ringrazio Franco Chionchio per essere stato con noi, con la promessa di ritrovarci però ancora in collegamento, Franco, nelle prossime settimane. Quando vuoi, Matteo, a disposizione. Grazie. Salute anche a Wasim Kwaja. Grazie mille, grazie a tutti. Denti stretti, forza Campus. Forza Campus. E vi seguiremo e continueremo a seguirvi. Grazie a voi che avete seguito questa nuova puntata della Casa della Pallamano. Ci ritroviamo la prossima settimana e come sempre buona pallamano a tutti. I can never see your place.